Possiamo notare dalla richiesta del ricco fatta ad Abramo, ad esempio, che il fuoco è letterale. Vi sono alcuni che cercano di sminuire quello che è la parola di Dio. Ah sì, si parla di fuoco nella Bibbia, ma chissà, chissà se fuoco si identifica fuoco come dolore. No, no, lasciando qui spazio solo ed esclusivamente alla parola di Dio, qui si parla di fiamme, si parla di fuoco. E nel soggiorno dei morti, dice la scrittura, essendo nei tormenti il ricco, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò: padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro ad indingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in queste fiamme.